punto e virgola. Il punto e virgola si usa quando fra due frasi c'è un'interruzione forte sul piano della forma, nel senso che le due frasi sono autonome e separate, ma non c'è un'interruzione forte, anzi c'è un'interruzione debole sul piano del contenuto. Quello che viene detto dopo il punto e virgola è fortemente collegato a quello che viene detto prima. Dato che c'è questo legame, il punto non sarebbe adatto e allora si preferisce il punto e virgola. Fate attenzione a questo brano che ho preso da un bel racconto di Dacia Maraini. Il racconto si intitola Chi ha ucciso Paolo Gentile e comincia così. Vi dico subito chi sono i personaggi di questa storia accaduta nei mesi estivi di un anno fa. Due punti. Paolo Gentile, un giovane uomo trovato ucciso nei giardinetti di Villa Margherita, punto e virgola. Antonella Macci, la parrucchiera che l'ha rinvenuto mentre portava a spasso il cane la mattina di un lunedì di luglio, punto e virgola. La commissaria Adele Sofia, che è stata incaricata di seguire il caso, punto e virgola. Annibale Gentile, il padre del morto, punto e virgola. Michelina, sua figlia, che studia lingue all'università, e Celeste Carbonelli, detto Celestina. Punto. Ora vi sarete sicuramente accorti del fatto che ogni frase ha al centro un personaggio e dunque un argomento diverso. Paolo Gentile, cioè il giovane trovato morto, poi la parrucchiera, la commissaria, il padre del morto e sua figlia Michelina. Cinque frasi, cinque argomenti diversi, che però rinviano a un argomento comune, la storia di questo omicidio. Allora, evidentemente, fra queste cinque frasi, l'interruzione non è forte sul piano del contenuto, lo è solo sul piano della forma. Perciò, per collegarle, si usa il punto e virgola anziché il punto.